Ciao a tutti, sono qui oggi per un argomento del quale non avrei voluto parlare perché mi sembra inutile, ma a quanto pare ce n'è bisogno. Me lo avete chiesto in tanti, lo chiede la community, lo chiede l'internet, lo chiede l'algoritmo. Sì, perché è inutile fare video fatti bene, ben costruiti, studiati, scritti, che poi non vengono ovviamente visualizzati o non vengono promossi né dal pubblico né tantomeno dall'algoritmo, quando poi dall'altro lato basta fare un video a braccio, come quello che sto facendo in questo momento, un video fatto male per quelli che sono i miei canoni, i miei metri di giudizio, un video polemica, un video fatto sulla rabbia, un video fatto sull'odio. Perché questi sono i video che ultimamente girano quando si parla di Final Fantasy, quando si parla di videogioco in generale. Perché dico questo? Dico questo perché, come al solito, ogni volta che siamo addirittura d'arrivo verso l'uscita di un nuovo Final Fantasy, ovviamente questa cosa immagino succeda con tutti i videogiochi, ma il mio canale e io puntiamo e siamo specializzati su Final Fantasy, quindi a quello guardo, a quella community guardo e come sempre noto che si attiva appunto in vista dell'uscita la pantomima del tutti parlano di Final Fantasy, tutti sono esperti di Final Fantasy ed è proprio qui che verterà questo video. Le persone sono esperte di Final Fantasy, molto più di chi Final Fantasy lo crea. Perché questo è il messaggio che veicolano in molti, soprattutto da parte della community, soprattutto da parte di un certo tipo di pubblico, di fandom, perché si credono fan, ma non lo sono affatto. È incredibile, dell'uomo c'è una cosa particolare, che al nuovo, invece di rispondere con curiosità, come ci si aspetterebbe, l'uomo pensa: devo ucciderlo, devo eliminarlo. Ok? Un discorso che va avanti da sempre, non parlo solo dei videogiochi, è un discorso che va avanti da sempre, da secoli, da millenni. L'uomo, davanti alla novità, non risponde con la curiosità di un bambino davanti alle novità, ma risponde con odio, risponde con la violenza, che sia fisica, come nell'anno 1000, o che sia verbale, come nell'era dei social che stiamo vivendo adesso. E voi direte: Madonna, Dex, stai andando completamente fuori dal seminato. No, in realtà non sto andando fuori dal seminato, in realtà sono pienamente sulle rotaie, all'interno della carreggiata di ciò che voglio dire, di ciò che voglio trasmettere. Le persone, davanti alla novità, che è una nuova tipologia di Final Fantasy, un nuovo gioco, un nuovo approccio della serie, risponde non con curiosità, ma con odio, con scellerata presunzione e con arroganza nel dire no, questo non è un Final Fantasy. Tra l'altro, svegliandosi all'ultimo momento, per questo prima parlavo della pantomima, del fatto che quando sta per uscire un Final Fantasy diventano tutto d'un botto tutti esperti e tutti interessati. Ragazzi, che Final Fantasy XVI sarebbe stato un action, si sa da tantissimo tempo. Ed è ufficiale come cosa, si sa davvero da molto, molto tempo. Com'è che vi siete svegliati tutti adesso? Stavate negando l'evidenza prima? O vi siete semplicemente svegliati adesso? E se vi siete svegliati adesso, forse, forse, non siete poi così fanatici della serie. Quindi, che problema avete? Non vi piace? Non giocateci, lo dico sempre. Ma no, in realtà no, giocateci, perché videogiocare non è intrattenimento, non è una cosa rilassante, è una cosa fatta per parlare, è una cosa che si fa per poterne parlare. Perché questo credo che sia diventato il videogioco al giorno d'oggi. Non vedo più persone che sono prese bene, cioè ne vedo, ma ne vedo poche, che sono prese bene dall'atto di videogiocare, dall'intrattenimento, dal relax, dall'adrenalina, dalla goduria che gli dà sedersi sul divano o sulla sedia da gaming, pad alla mano o tastiera e mouse e giocare. Non gli dà più queste emozioni. No, no, le vere emozioni gliele dà parlarne sui social, parlarne male sui social principalmente. Ed è divertente,
sono un po' sarcastico nel dirlo, che queste persone abbiano anche l'arroganza e la faccia tosta di venire a dire a persone come me, Jade, per esempio, perché la reaction al giocato e a quello che poi sono state le interviste l'abbiamo fatta insieme in diretta, ci viene detto che dobbiamo darci una calmata, che dobbiamo esaltarci meno, perché questo non è un Final Fantasy. No, io mi esalto perché quello che vedo mi sta esaltando, quello che vedo mi entusiasma, e quindi io decido, io che ho avuto qualche anno fa la voglia di aprire il mio canale e di trasmettere quelle che sono le mie emozioni da videogiocatore e da appassionato della serie Final Fantasy, e non solo, a voi che mi guardate, io mi esalto perché mi piace quello che vedo. Quindi perché non dovrei farlo? Forse perché voi che scrivete queste cose, pensate che io debba essere super partes? Quando è che io ho detto di volerlo essere? Quando esattamente? Trovatemi il momento all'interno del mio canale dove io ho avuto la presunzione di dire una cosa del genere. Io che non credo che esista una persona super partes, neanche nell'ambiente giornalistico. Perché io non dovrei esaltarmi? Perché non dovrei prendermi bene? Perché quello non è un Final Fantasy? Secondo voi? È un vostro parere, peraltro sbagliato. Mi chiedo chi siete voi per giudicare cosa è o non è un Final Fantasy? Chi siete voi per dire a un Nomura, a un Kitase, a uno Yoshida che cosa è e che cosa non è Final Fantasy? Chi siete voi per farlo? Per andare a dire a loro, che hanno costruito un impero e una carriera su questo, che cosa è giusto o meno nel loro lavoro? Potete decidere cosa è giusto o meno per voi, e questo è sacrosanto, e potete deciderlo non comprando il gioco, o comprandolo, non giocandoci, o giocandoci. Questa è la vostra scelta, questa è la libertà. Ma chi siete per andare a dire a loro che sbagliano? Anche perché a me risulta che non sia la prima volta che un Final Fantasy non è un puro RPG. Ma arriveremo anche a questa definizione. Vorrei ricordarvi che esistono cose come Dissidia Final Fantasy, ok? Dissidia non mi risulta che sia un classico Final Fantasy, ok? Un classico nei vostri canoni, no? Quello con i combattimenti a turni. Siete ridicoli. Non ci sono praticamente dal 4. Però non mi risulta che abbia i classici canoni che, secondo la maggior parte del pubblico, sono i classici canoni di Final Fantasy. È un picchiaduro. Non è neanche un picchiaduro, in realtà. Però è indefinibile, praticamente. È Dissidia. Questo lo rende meno bello come videogioco? Non credo. Dissidia ha avuto un grande successo. Dissidia solitamente, parlo non di NT, parlo di Dissidia e Dissidia Duodecim per PSP. Dissidia solitamente è un fan favorite, è un gioco amato dal pubblico, amato dai fan della serie. Quindi mi chiedo, qual è il problema? Il numero? Perché se il numero è un problema, cavolo, allora non vi interessa il videogioco, non vi interessa il prodotto, vi interessa solo che ciò che conoscete rimanga esattamente com'è, perché avete paura delle novità. È un po' da sfigati questa cosa. È un po' da sfigati soprattutto nel 2023 questa cosa. È un po' da retrogradi, da vecchi, da boomer. E veniamo alla questione RPG, l'essere attaccati, avvinghiati alla tradizione dell'RPG, dell'RPG targato Giappone, quindi di quello con la J davanti, non diterlo a Yoshida né a Nomura, però effettivamente c'erano delle associazioni negative da parte degli americani in merito, ma non è di questo che voglio parlare in questo video.
Essere ancorati all'RPG, essere ancorati alle tradizioni videoludiche, a ciò a cui siamo abituati, a ciò con cui siamo cresciuti, è limitante. È limitante per l'industria, è limitante per il media, ed è limitante per noi stessi, per noi come individui, per noi come videogiocatori. Fare sempre le stesse cose è da retrogradi. Il sistema meglio prima, o si stava meglio quando si stava peggio, non è una cosa che mi sento di condividere. Se voi vi sentite di condividere questo concetto, beh, che dire, tanto per cominciare, per favore, disiscrivetevi e andate via dal mio canale, perché non voglio questo tipo di pubblico. Ma il discorso non è questo. Il discorso è che RPG come sigla, perché è questa la cosa che vi dà tanto noia, è questa la grande polemica sulla quale canalucci stanno basando dissing vari per ovviamente pomparsi nell'algoritmo, perché è il litigio che volete, è il format uomini e donne che volete, o Grande Fratello, o tutte quelle vaccate della televisione spazzatura. La televisione fa schifo, a meno che non ci attaccate una console. La televisione fa schifo, è da idioti guardare la televisione. Però su YouTube si ripropone, almeno su YouTube Italia, si ripropone sempre quel modello narrativo. Il canale A, che dice una cosa estrema, per alimentare l'odio verso se stesso, per attrarlo, così da essere visto dalla maggior parte del pubblico, il canale B gli risponde boom, 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 boom. Ma di aria fritta stanno parlando. È un RPG, non è un RPG. Che cos'è l'RPG? Il gioco di ruolo, che cos'è? Da qui nacque il famoso parlar male dell'RPG made in Japan mettendogli una J davanti. Fu Daniel Erickson nel 2010, mi pare, a dire di BioWare, a dire che anche se ci metti una J davanti comunque non sono RPG. Parlando dei giochi di ruolo giapponesi, ce l'aveva in particolare con FF13 al tempo, ma il discorso andava avanti dagli anni 90. Gli americani hanno sempre parlato male, tra virgolette, dell'RPG giapponese, poiché a loro modo di vedere è troppo lineare, perché l'RPG è quello dove tu crei il personaggio, fai delle scelte, ma io mi chiedo, a conti fatti tu ti crei il personaggio, sì, fai delle scelte che cambiano leggermente quello che succede durante la storia, ma il punto d'arrivo è comunque sempre lo stesso. La linearità narrativa è ciò che rende una narrativa ottima, perché non puoi dare al personaggio tutte le possibilità infinite in un videogioco, almeno per ora non possiamo farlo, perché non ci sono delle IA a capo di tutto. La tecnologia ancora non permette di avere delle avventure alla Dungeons and Dragons sul tavolo, con la scheda in mano e un master della Madonna che sa come portarti al punto dove vuole, o che cambia idea perché il party è un buon party e gli suggerisce un'altra via. Se avete giocato di ruolo, capite cosa intendo. L'RPG, videogioco, non può essere queste cose. Quindi che cos'è l'RPG? Videogioco. È quel gioco dove i personaggi aumentano in qualche modo di livello, dove si portano avanti le abilità, le armi? È quel videogioco dove si evolve una storia? Sì, ok, allora praticamente quasi tutti i videogiochi lo sono al giorno d'oggi. Il problema è che vi agganciate a queste bambinate senza sapere di cosa parlate. E soprattutto io ritorno alla questione di Dissidia. A me Dissidia è piaciuto, è piaciuto un botto di gente. Perché Final Fantasy XVI non dovrebbe piacervi? Perché se c'è il numero deve essere per forza un RPG? Ma chi l'ha decisa questa cosa? L'avete decisa voi, nella vostra testa. Perché avete paura delle novità. Perché avete paura del cambiamento. Ma che problemi avete esattamente? Stiamo parlando di videogiochi. Una delle cose che si evolve più in fretta e di più della nostra storia contemporanea. Che problemi avete nei confronti delle novità? Che cacchio di problema avete nei confronti di un action? Non vi piace il genere? Davvero? Davvero, ragazzi? Cioè, è il genere in assoluto più venduto. Davvero non vi piace il genere? Io non ci credo. Scusate, ma non ci credo. Soprattutto mi rivolgo a tutti quei canali, canaluncoli, streamer, che vanno dicendo, ah no, non è un RPG, ah no, è un RPG. Ma che cazzo ve ne frega? A parte che è un RPG secondo quali basi?
Da quello che si è visto è un action puro. Quindi non capisco veramente dov'è che dovrebbe essere un RPG Final Fantasy XVI. Ci manca ancora di vedere la parte esplorativa. Effettivamente è vero. Potrebbe avere delle componenti RPG lì, anche se parti esplorative all'interno di un action non lo rendono certo un RPG. Quindi non c'è l'aumento di livello? Non c'è. C'è l'aumento dell'abilità. Se questo basta definirlo RPG, ok, chiamatelo RPG, chiamatelo come vi pare. È un action, ragazzi. Final Fantasy XVI è un action. E sti cazzi, che problema c'è? Qual è il problema in questa cosa? Io davvero non riesco a capire quale sia il problema in questa cosa. Davvero è il numero, perché se si chiamava in un altro modo, se si chiamava Final Fantasy la storia di Clive, oppure The Icon War, Final Fantasy The Icon War, nessuno avrebbe avuto a che ridire. Tutti avrebbero detto, cazzo che figata di action hanno fatto di Final Fantasy. Nessuno si è lamentato quando hanno presentato, poi si sono lamentati dopo, giustamente. Però nessuno si è lamentato di Stranger of Paradise come progetto, ok? È un Final Fantasy. C'è scritto nel titolo, è un Final Fantasy a tutti gli effetti. Così come lo è Dissidia, così come lo è Crystal Chronicle, così come lo sono tantissimi Final Fantasy che non sono numerati, che non sono RPG. E che problema c'è? Che, davvero? Cioè, se hai il numero deve essere un RPG per forza. Ma chi l'ha detta sta cosa? Io non riesco davvero a capire. Avete dei seri problemi. E basta, questo è quello che dovevo dire in merito. Cosa ne pensi? Io sono esaltato da quello che ho visto. Tra l'altro è assurdo come, ok, sono stati invitati, quindi è ovvio che il parere è edulcorato, però tutto il giornalismo mondiale ha parlato bene di questo gioco, sono tutti esaltati. Ovviamente i content creator che non sono stati invitati, tutto il pubblico che non è stato invitato, ovviamente rema contro questa cosa, perché c'è questo sempre bastian contrariesimo che domina su tutto. Raga, siamo degli sfigati, tutto qui, è questo il problema, ci rode che non siamo stati invitati. Qua mi rivolgo in particolare ai content creator. Il fatto che non siamo stati invitati rode anche a me. Io ho fatto degli eventi con Square Enix, non li faccio più. Mi rode, è ovvio che mi rode, è ovvio che sono invidioso di chi è andato, ma non è un problema loro e non è un problema del gioco, è un problema mio. Il fatto che mi roda non può inficiare il mio giudizio di una cosa che io amo. Io amo Final Fantasy. Ho visto la novità e ho detto, sono incuriosito, anche perché chi c'è dietro sa il fatto suo. Ho seguito dall'inizio tutto questo percorso che ha portato agli ultimi giorni, alle ultime novità su Final Fantasy XVI. Quello che ho visto, i 45 minuti di girato che ci hanno fatto vedere, sulle 6 ore rotte che hanno avuto la possibilità loro, beati loro, di giocarci, mi è piaciuto, mi ha esaltato, perché a me piacciono i videogiochi, a prescindere dal loro genere, perché amo il videogioco. Beh, ok, gli sportivi forse li amo un po' meno, però mi è piaciuto quello che ho visto e quindi non vedo perché non dovrei essere esaltato. Perché? Perché non sono stato invitato? Madonna, quanto sarei sfigato se ragionassi così. Quindi, se ragionate così, siete sfigati. Ragazzi, non c'è altro modo per dirlo. È solo che vi rode. Tutto qua. Perché non c'è altra spiegazione. Chi se ne frega che l'hanno provato prima, tra un po' lo proveremo anche noi e poi ci giocheremo. Ma veramente, ma è sempre stato così? Qual è il problema adesso? Che siamo nell'era dei social e quindi l'invidia è il motore di ogni cosa? Perché io, Jade, la mia compagna, i miei amici, perché molte persone si sono esaltate quando hanno visto Final Fantasy XVI, quando hanno visto quello che hanno visto, nonostante sia un action? Perché non è questo che ci esalta, non è il genere di videogioco che ci esalta, ma è quello che c'è dietro, ok? Almeno nel mio caso, nel nostro caso, è quello che c'è dietro. E c'è una clip che ha portato alla mia attenzione Jade, che spiega perfettamente il perché della nostra esaltazione. Io ho visto qualcosa, è così semplice, solo un punto e una linea e un altro punto, ecco tutto, tutto qui, per ora. Ma l'inevitabile marcia della tecnologia non verrà frenata. Due punti diventano quattro, diventano otto, diventano un milione, un miliardo. Una geometria tanto iridescente da riuscire a creare un intero mondo.
No, no, no. Mondi. Innumerevoli come le stelle nel cielo. Montagne, fiumi, vulcani, un gioco da bambini. Noi daremo vita a creature come non se ne sono mai viste. E con il più piccolo dei movimenti, noi le controlleremo. Noi diventeremo loro. Naturalmente, nessuna di queste meraviglie significherà qualcosa da sola. Dovranno essere intrise di storia, conflitto, romanticismo, sesso, violenza, tutto ciò che rende le grandi religioni grandi. Dovranno vivere e respirare con il mondo stesso. Io ho immaginato una nuova forma di narrazione. Non una linea, ma un lampo di luce, una fusione perfetta della volontà dell'autore e del desiderio del lettore. Io creerò questo nuovo tipo di narrazione. Io lo donerò a voi, qui! Io l'ho visto! Ho sbirciato attraverso il velo del tempo! La clip che avete appena sentito di Mythic Quest parla di un uomo che all'alba del videogioco, quando esisteva solo Pong, quando era appena uscito solo Pong, vede questo punto, questa linea e quest'altro punto e ha una visione. Quella visione è la lore. Sono questi mondi fantastici, sono ciò che ci trasmettono i videogiochi, sono le emozioni che ci trasmettono i videogiochi. Ed è per questo che io mi esalto. Io mi esalto perché vedo un genere che mi piace, vedo una narrativa che credo mi piacerà e quindi mi esalto. E voi non avete alcun diritto di dirmi di non farlo, così come non avete alcun diritto di dire che quello non è un Final Fantasy. Chiuderò riprendendo il punto iniziale con un suggerimento che mi ha dato nuovamente Jade. Il punto iniziale era che l'uomo ha questa particolarità di non reagire appunto alla novità, al nuovo, con curiosità, ma di voler ucciderlo. C'è una cosa molto divertente su Wikipedia almeno, ma è una definizione, che può essere applicata a Final Fantasy. Ve la leggo. Final Fantasy non è una saga che non sa cosa sia, ma per definizione si identifica in un modo diverso e di un genere diverso in determinati periodi. È una saga gender fluid e noi siamo inclusivi. Quindi vi pongo nuovamente la mia unica domanda. Ma voi esattamente? Che problema avete?